Avere emozione, appunto, è sapere che una mattina di marzo del 45 Edoardo qui debuttò con Napoli Milionaria e quindi l'idea di venire a presentare questo film in questo teatro è una cosa che emoziona tantissimo. I miei fratelli Filippo sono questi, sono tre ragazzi, non hanno nulla di monumentale, non hanno nulla di, non sono in bianco e nero, sono a colori, sono giovani, trasgressivi, spregiudicati per certi versi, rivoluzionari, con la voglia di cambiare le regole del gioco, con la voglia di cambiare il teatro e con la voglia soprattutto di affermarsi. Partono da una condizione di svantaggio, di inferiorità e quindi hanno, come dire, tanto talento, ma anche sanno che cosa significhino sangue, sudore e lacrime. Me ne ha parlato Rubini raccontandomi la storia segreta, la storia non nota. E a me mi sono venuti i brividi, ho detto faremo il film. È una storia epica, perché è la storia di tre ragazzi il cui destino era segnato, perché erano dei bastardi di un grande attore e drammaturgo Scarpetta, che erano destinati dal padre a lavori, come dire, servili, a lavori, e invece con coraggio, con fatica, con tenacia, con orgoglio, con talento, si sono riscattati, si sono anche vendicati oggettivamente, perché gli Scarpetta sono spariti quando loro hanno avuto successo, ma facendo questo hanno fatto la più grande rivoluzione culturale del Novecento italiano, perché è nato il neorealismo ed è nato la commedia all'italiana. E ancora oggi Edoardo è il terzo drammaturgo più rappresentato al mondo. È stato particolarmente bello poter lavorare poi su un personaggio così enorme, ma raccontarlo in maniera umana, quindi disidealizzandolo, demitizzandolo e trovandogli aspetti umani, reali, giovanili di vita. Io soffro di mania di persecuzione e Peppino, secondo me, un po' pure, insomma, pure lui. E quindi abbiamo trovato questo punto in comune, grazie a Sergio che ci ha diretti dall'inizio alla fine. Siamo riusciti a portare a termine questo lavoro, siamo contenti. È una donna, tra l'altro, incredibilmente incisiva nel mantenere contemporaneamente un ruolo di mater familias, per cui è proprio di madre, di moglie, di sorella e di figlia, e invece cercare di valorizzare la propria urgenza di espressione artistica. E poi molto paziente, perché ci vuole una pazienza sia nella vita rispetto ai due diciamo, attori, che nel personaggio rispetto ai due fratelli. Edoardo De Filippo nella mia vita ha avuto un valore altissimo, nel senso che è stato un punto di riferimento totale, perché quando inizi a fare teatro in questa città è come se non potessi prescindere da quello, ma da lui, così come da Peppino e da Titina, Peppino soprattutto come interprete, così come Titina, è, diciamo, come dire, un faro che tieni lì a portata di mano, come una Bibbia che c'hai sul comodino e ogni tanto sfogli per capire la direzione giusta dove poter andare, dove dover andare. Sono attualissimi, noi siamo figli di quella cultura, è un orgoglio, innanzitutto un orgoglio e non moriranno mai, non moriranno mai perché sono eterni, come Totò, come Edoardo, Scarpetta. Grazie a questi personaggi noi possiamo veramente essere orgogliosi. Abbiamo una cultura teatrale, una storia del teatro che ci racconta, ci rappresenta ancora tutt'oggi. La lezione è non mollare mai, attendere il momento giusto, perché se hai talento prima o poi avrai successo, quello sicuramente. Io non ho fatto un film, ho fatto un master di recitazione, perché per me è stata un'esperienza, cioè, il mio debutto sullo schermo è stata un'esperienza super formativa dal punto di vista proprio della recitazione. Io ho avuto una conferma, diciamo, di una cosa che avevo intuito nel momento in cui ho cominciato a fare questo mestiere, che secondo me è la chiave per il nostro lavoro. Io credo che questo lavoro, il lavoro dell'attore, dell'interprete, abbia a che fare con gli altri, molto più che con se stessi. E quindi credo che questa sia la chiave, una cosa che tra l'altro diceva sempre Eduardo: rubate, guardate, abbiate negli occhi la curiosità, leggete, rivisitate, fate vostro quello che
è la realtà, quella che, le cose che vedete, e quindi secondo me è importante tenerlo presente appunto in un momento storico così profondamente individualista, invece di capire che, perché il nostro lavoro funziona con l'immedesimazione. È stata la prima volta che ho potuto lavorare ad un personaggio così complesso e quindi ho scoperto i miei limiti, cioè ho scoperto meglio i miei limiti, i miei punti di forza, perché pure quelli ci stanno, non lo sono, perché io sono sempre... Dirlo, però dirlo. E quindi è semplicemente, se si cresce artisticamente, questo film penso che ci abbia fatto crescere parecchio in poco tempo, quindi siamo contenti di questo. Napoli continua come sempre ad avere grandi produzioni cinematografiche, grandi attori, grandi talenti, e quindi continua la tradizione di una città piena di arte, talenti e che sorprende sempre. Dobbiamo continuare su questa strada. Contento di essere qui, contento che ci sia anche la Presidente Casellati. E la storia del teatro italiano, che nei Fratelli De Filippo trova una nuova importante vena creativa e nuovi stili narrativi e interpretativi che hanno fatto scuola e ispirato generazioni di donne e uomini di spettacolo. Questo è un film a lieto fine, questo momento il lieto fine sia un atto di coraggio, perché è l'indicazione di una strada. Questi tre ragazzi ce la fanno, ce la possiamo fare, questa è la parte sana del nostro paese, ce la possiamo fare col talento, con la tenacia, con lo spirito di sacrificio, ce la dobbiamo fare. Quindi diciamo c'è una luce in fondo al tunnel, ma bisogna crederci e bisogna, come dire, che a percorrere quel tunnel sia la parte buona del nostro paese. Il Festival di Roma ha avuto un'accoglienza incredibile. Io non avevo sentito mai nella mia vita professionale un applauso così lungo e così sentito.